Benvenuti nella prova non ridere su Minecraft. Quest'oggi ci dovremo esibire tutti noi e dovremo cercare di far ridere tutti gli altri. Chi farà più ridere vincerà. Siete pronti? Più o meno. Non vedo nulla. Lion, cosa stai già facendo? Ma spiegami. Che ti succede? Non lo so. È diventato un pollo. Mi è partita una scenetta. Visto che vuoi fare già lo spiritoso, vai dietro al palco, preparati e fai il tuo spettacolo. Sì, noi ci mettiamo qua e siamo pronti a giudicarti. Va bene. Guarda come allora va lento, lento, guardalo, guardalo. Pronto. Ma che vergogna. Sono molto pronto. Ma almeno corri. Ali. Sentite, non me la sento, d'accordo? Ma dai, sei così carino. Ok, vai, ok, vado. Sì. Siete pronti? Prontissimi. Sì. Allora, immaginate che in questo momento ci sia una tempesta in corso. Anzi, non immaginate. Ok, ecco, perfetto, arriva grazie. La grande nuvola oscura delle tempeste. Ma voi, piccoli mortali, adesso subirete l'ira di Zeus. Ma... Ma che fa? Ma è pazzo! Ma che sta combinando? Voi dovete sapere che c'è il modo di fermare la tempesta. Uh-huh. Solo l'eletto, quello che possiede l'arma leggendaria, può fermare la tempesta. Oh, ce l'ho io allora, è questa forse. Forse potrebbe essere quella. Prova. Cos'è quella roba? Prova, so. Forse sta funzionando. Sta funzionando. Funziona. Profete. Ma che ho? Hai rivelato la mia vera natura. Era meglio quando eri una nuvola, però. Non cioè, era meglio quando ero una nuvola. Un po' più scena. Cioè, cosa sei? Perché sei così? Io sto già iniziando a giudicare. No, come? Come? Sì. È stato un buon spettacolo. Devo essere sincero. Secondo però me non è stato molto scenografico. Però nel divertimento non lo so. Io mi sono divertita. Ma non piace. Magari torni una nuvola. Oddio, ti ho fatto crescere troppa erba, scusa. Però devi ammettere che con l'ultimo dettaglio la risata. Io mi sono sentito in colpa, quindi tieni. Via il diamante. Sì, mamma mia. Okay. Grazie. Veronica? Sì, il diamante, okay. Perché io l'ho detto, è stato molto scenografico, ma ha fatto anche divertire. Due diamanti. Ok. Moana fa la cattiva, mi dà la terra. Mamma mia, siete stati troppo buoni. Forza, Ferri, muoviti, ci stai facendo aspettare. Buongiorno, salve. Salve. Ma quello non è l'uccello pozzo. Come no? Scusate, chi mi sto ricordando? Io lo conosco questo pollastro. Ma non è vero, non mi conosci. Ma come no? Io sono abbastanza sicuro. Io sono un polletto arrivato dalla terra lontana per farvi ridere. Io di sicuro non la riconosco. Ma non ridere in questo modo, devo dire le mie battute. Ah, ok. Ah, sei un comico nel tuo pianeta? Sì, sono un comico. Molto famoso oltretutto. Ah, bene, niente, sentiamo. Volete sentire la prima? Sì. Allora, vai. Qual è il colmo per un bambino? ma seriamente si stava dicendo le barzellette? No, vabbè. Aspetta, non ho finito. Qual è il colmo per un panino imbottito? Aspetta. Prendere le botte? Avere freddo. Buh, mamma. Scusate, mi date il permesso. Ma sono freddure. Vai. Sotterrala. No. Come no? Vai, non voglio andare dentro un buco. Mamma mia, ma è cattivissimo come pollo però. È nervoso. Perché non state apprezzando la mia comicità. E altro te ne puoi andare. Sì, un altro. Dai, vabbè. Qual è il colmo per un dispettoso? Un colmo per un dispettoso? Non ne ho idea. Non te lo dico. Che schifo. Dai, siamo caduti in basso, Per me può bastare così, tieni. Grazie. Va bene, do il diamante anch'io perché ridere ha fatto ridere, però il come ha fatto ridere... So io cosa darle. Tieni, il ghiaccio. Bravo. Posso riavere il mio diamante per darlo a lui? No, scherzo, dai. Ma chi tocca adesso? Tocca a me. Ah, sei lì dietro da un bel po', tra l'altro, sì, tocca a te, vorrei un attimo vedere. Mi devo trasformare, è un po' difficile da trovare la mia trasformazione. Ma secondo però... me lui non ci fa ridere comunque. Cioè, dobbiamo prepararci proprio per non ridere, secondo me. Dici? Dobbiamo fare un dispetto, sì. Ok. Allora, vediamo. Siete pronti a non ridere? Sì, guarda, siamo seri. Okay. Così sì, non ci farebbe ridere nulla al mondo. Allora, vai, arrivo. Ecco il mio video, vai. Ma che cos'è? Che cos'è, ragazzi? Che è dimagrito tantissimo. Salve.
Buongiorno. Noi siamo i suoi giudici. Quindi lei, qualunque, cos'è lei prima di tutto? Esatto, che cos'è? È caduto. No! È svenuto! Aspetta! Aspetta, pozione di vita. Mi sa che si è sentito male. È l'emozione, fa male. Forse sì, esatto. Bevi, tiè. Oh, grazie. È prego. Molto gentile lei. Lo so, perché mi sono un attimo preoccupato visto che è caduto come... Sì, sì. Sa, sono troppo magro e capitano queste cose. Adesso posso tornare a star bene. Questo fa, basta. Non fa altro. Forse era meglio quando stava male, mi sa. Forse si ridà la pozione. Ma come? Meno male. Perfetto. Stavolta io non gli do nulla, così rimane a terra. Facciamo prima. Pronto? Scusi. Mi può dare una mano? Non sto bene. Meglio di no. Ma poi lei deve promettere che non ricomincia a fare popopopopopo. Va bene. Sicuro? Promesso. Io sono un po' perplessa, ve lo dico. Non so cosa pensare. La colorata che sicuro grazie, ti fa bene. Ma lei è gentilissimo. Ok, mi raccomando ora. Vai la parola però. Aveva promesso. Non le piace il mio spettacolo? Lei è un bugiardo. Sai perché è un bugiardo? Sì. Perché ha il naso lungo e tutto lo è. Avete capito? Scusi, ma sono io che devo far ridere, se ne vada. Ti sto rubando la scena, io te ne dico. Ma quindi, non mi bastoni, ma quindi non le sto piacendo? Non ho fatto nulla. No, perché sapete, io oltre al po' soltanto un'altra abilità e me la state provocando. Io posso diventare una fontana. Ma dai! Sono offeso. Me ne vado. Guarda, allora, due sono le cose. Uno, stiamo essendo troppo buoni perché stiamo dando il diamante a tutti. Sì. E così, secondo me non si... Cioè, io non è che gli voglio male al signor Popom Popom. Un po'. Però lui è già fatto, è tipo un blocco di terra, no? Con l'erba sopra. Mi dici sta tentando di dargli la terra. Fai però sì, piange poi, vedi? Oh. Ma però tu se piange, come si fa? Non può essere però che se tutti piangono gli diamo il diamante. Infatti, cioè, che giudici siamo. Sì, ma mettete dentro la terra. Però... non abbiamo capito bene la sua esibizione, scusi. Cioè, che ha fatto? Non ha fatto nulla. Ma io me ne vado. Non voglio la vostra vieni terra. Dobbiamo imparare dai giudici di X Factor, no? Okay. Loro non si impietosiscono mai. Esatto. Cioè, neanche sono di una cattiveria. Però, aspettate, prima degli altri due voti, io so fare anche un'altra cosa, perché pensavo non ci fosse bisogno, perché pensavo sinceramente di avermi fatto ridere, però io so fare anche un'altra vita, quindi guardate questa vita e poi votate, va bene? Va bene. Tieni la terra e vattene, vattene! Non capite nulla. Addio. Anna, sei l'ultimo numero per il pubblico. Prima che vada a casa. È il momento più importante. Esatto, non ti vogliamo mettere ansia, però è il più importante. Ok. Ma perché sta scavando? Sta scomparendo. Dove sta andando? Anna, ma non è che se ne sta andando. Sì, no, come non è vero. Come? Torna qui, Anna! Torna subito qui. No. Ti stai ancora dovete preparando? Dovete rimanere lì, sì. Ok, va bene. Stiamo qua, aspettiamo. Un po' lento, bisogna ammetterlo. Ma è giusto, bisogna. Sai cos'è? Le cose belle magari ci vogliono tanto per preparare. Lo spero, io dopo quelle tre di terra sono un po' incattivito. Lo so. Devo sono essere pronta. Ok, siamo pronti? Ok. Prego. Ok, posso andare? Sì. Ma ci mancherebbe altro. Ok, e meno 3, meno 2, meno 1, pronti al lancio! Ma... decollo! Lo squid spaziale torna a casa! No, torna qui, ferma! Luna, sto arrivando! Scendi subito! Ma prima devo conquistare questo piccolissimo pianeta. Vabbè. Siete pronti? Non è bella questa cosa! Cosa non sta facendo? The squid! Ma è la maledizione dell'erba! Ma che cos'è? Sta rovinando tutto! Io non vedo più nulla, ma si è fatto buio! Ma che succede? Sono dove essere... Squidzilla! Oddio, guardalo là! Sembrava un'astronave aliena, basta, ti prego, torna giù! Adesso chi deve tosare tutta sta roba? Esatto! Ma è un taglierba! Ma che cos'è? Ma non taglia l'erba, però non taglia. Un po' lento, però funziona. Sì, piano piano secondo me ce la può fare. Non lo so, io ve lo dico. A me è piaciuto. Ho dei fiorellini per la giuria. Grazie. Ma questa è corruzione, però. Tieni, questo è per te. Io accetto la corruzione col diamante. Io non lo so, tutta quella terra ha reso il mio cuore un po' più marcio. Mi dispiace, ma...
Devo darle la terra. Ma che cattivo. Ma non fatemi sentire in colpa, va bene? Ok, io ne ho tre di terra. Vuoi vedere cosa si prova ad avere tre di terra? Guarda, guarda quant'è. Guarda. Ci puoi fare una torre. Sono molto triste. Allora, in ogni caso, miei signori, io ho una sorpresina per voi. Oh. Perché la cara Fede e il caro Lion hanno fatto tre diamanti con un bel pareggio. Quindi ci sarà la sfida di improvvisazione. Ok. Ok. Dovete proprio improvvisare qualcosa sul momento, subito, e conquistare me ed Anna. Chi prende due diamanti vince. Anna, vieni qui, vieni qui. È un momento importante. Qua stiamo decidendo chi vince. Però entrambi i tre diamanti, eh. Eccomi qua. È tornato. No, ma non è possibile. Aspettate, cerco un fucile. No. Fai in fretta, per favore. Non puoi eliminare la concorrenza. Allora, siccome la rivincita è molto veloce, un ultimo colmo per voi. Io ho caricato l'arco comunque. Ok, vai. Ok. Sentiamo. Ma così mi mettete l'ansia. Ma va. Lo punto allora, in mezzo agli occhi. Qual è il colpo per un drago? Avere la gola infiammata. Mamma mia, non muore neanche. Guarda. Guarda. Che roba vergognosa. Ok. Oh, mamma mia. Buongiorno. Salve, buongiorno. Salve, con quale dobbiamo parlare? Quello di sopra in questo momento. Okay. Io sono quello di sotto. Io quello di sopra. Okay. Uno di noi due è un truffatore, l'altro no. Voi dovete decidere a chi dare il vostro diamante. O a me o a me. Ok. A nessuno dei due? Non si può. Furbo. Perché altrimenti sono guai per te. Io vendo un fiore. Ok. E io vendo un altro fiore. Vendiamo entrambi un fiore. Uno giallo e uno rosso. Anna, io lo vendo per un diamante. E anche io. A me sta confondendo. Pure a me tantissimo. Allora io non c'entro niente. Il diamante. Mi allontano. L'abbiamo capito che è il tuo obiettivo. Io non c'entro niente. Mi allontano perché mi inizia a spaventare. Ve lo dico. Sto qui dietro. Mi faccio gli affari miei. Mi scusi. A me fa un po' paura. No, nessun diamante. Sono povero. Vedi che ho blocchi di terra. Voglio il diamante. Aiuta. Anche io il diamante, dammelo subito. Aiutatemi. È un po' perché? Molestatore, io non, non vorrei tirare acqua al mio mulino, però. Uno. Cosa posso allora, essere? Anna, puoi dare il diamante a uno di loro due e il blocco di terra a uno di loro due. Cosa scegli? Ok. Non lo so, perché la sua andatura mi fa ridere. Lo so, fa ridere, sì. Va bene. Non riesco a prenderlo. Bene. Allora, anche io do il diamante a lui soltanto perché comunque ha cambiato drasticamente. E poi non posso rifare un pareggio, Fede. Cosa vuoi? Fare un'altra esibizione? Sì, quanti esatto. colmi hai da parte? No, li ho finiti. E allora vedi, ma è meglio, erano belli, è meglio evitare il pareggio. Tenga grazie. Questo diamante. E lei è il vincitore. Vince. Ma ragazzi, lasciateci un like. Questa è la prima volta che vedete il nostro video, potete considerare di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao.